Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Fautore Gaming Network. Eccoci qui nuovamente su Cuphead. Lo riprendiamo dopo un po' di tempo, in realtà, tra una roba e l'altra saranno decine di giorni che non lo portiamo, ma siamo ben pronti. Torniamo all'isola Calamaio, dove avevamo preso delle botte allucinanti. Abbiamo provato a fare due livelli, mi ricordo, ed era andata male. Cioè, sempre quasi, mi sembra, almeno con il run and gun. E dato che prendo quella qua, però malissimo. Allora, io direi che potremmo, appunto, no, non so cosa potremmo fare perché non me lo ricordo. Sì, qua c'era tipo quella boss fight un po' incasinata. Ciao Pitbisker, le teste di tazza ritornano assolutamente. Io direi di cominciare dal tenzone al tendone, che era quel fortissimo run and gun che ce l'avevamo quasi fatta. Ah cazzo, volevo cambiarmi l'arma, me lo sono sempre detto fuori live, e ora che era il momento di farlo non ho cambiato l'arma principale. Come cazzo si giocava intanto? Speriamo di ricordare più o meno tutto. Non è affatto scontato. Dio, aspetta. Non mi ricordo le cose. Guarda le... Dio, de... La pazienza! Niente. Abbiate pazienza. 10 giorni che non si gioca. Non posso ricordarmi già tutto. Ma ce la faremo, non è vero, non ce la faremo, ma ci proveremo. Piano, sto disgraziato, lo riuscivamo a fare anche veloce, me lo ricordo, ora non riesco a farlo manco a velocità pensionato. Puttana Eva, bene, sì, lo facciamo tutto di seguito quel pezzo, adesso non so perché non sono più in grado di farlo. Ma non sarà un problema, alla fine chi va piano va passando lontano, quindi senza ansia. Vedi di... No, porca la puttana. Non mi ricordo come si passava se... Dio, oh che culo, l'abbiamo schivata malamente. Come facevo a buttare via sti peste di merda? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo adesso come... Ah ok, quella schivata, però sono stronzo. Bene, bello essere stronzo una volta al giorno, ma riesce anche più di una volta al giorno. E oggi lo saremo molto stronzi con questo gioco, è inevitabile. Dio, madonna, io lo sapevo che mi... Porca troia, sti palloncini di... Vada via, mi aspetta lì, che palle. Dio. Vabbè, dai, vai, spacca sto coglione. Mi aspetta, sta balla del cazzo, lo sapevo. Cagare, vai, schifoso, eccola la puttana Eva. Com'è che lo facevamo tutto di fila? L'altra volta, adesso non ce la farei, ma manco col segno della croce. Cristo. Allora, i pupazzetti vanno sempre a sparare, vanno via tutti, cannoni uguali. Ah sì, quello sì, poi me ne sono accorto. Salve Francesca, ben ritrovata. Oh, finalmente ci si risente un po', cazzo. Orca madre, io oggi bestemmio. Venga qua, Cristo. Ah, ma... sì, devo ricordinarmi come hai... Dio de Dio. Fuga. Ma dove vogliamo andare con un fottuto HP? Non lo so. È per forza che mi sei mancata. Mi mancavate tutti in chat, cazzo. Ma scherziamo. Troia, Eva. Infatti c'era quel periodo che non c'eri per un po', si vede che hai avuto da fare, che sei ricomparso l'altro giorno con Dreams. E infatti ho detto, ma chissà dov'è, che puttana Eva, che da un po' che non la sentiamo. Mi accorgo sempre quando qualcuno di voi manca, mannaggia. Allora, non abbiamo iniziato benissimo, però ho ripreso un attimo la mano, quantomeno. Dio de Dio. E to. E madonna.
Ecco, Eva, scribio. Madonna, palle in faccia, zio. Mamma. Bene, no, speravo in un ritorno un attimo più morbido, devo essere onesto. Pensavo che l'avremmo fatta da freschi quasi subito, questo livello di merda, e invece non lo faremo, cazzo, subito. Sarà già tanto Dio se lo faremo. Ma è giusto così. Salve al cotofronzolo per eccellenza, grande Adi, ben ritrovato. Puttana. Vai, schiva, scappa, mandali a cagare. Che gioco difficile. Io vado a prenderli, cioè io spendo soldi per questi giochi. Vi rendete conto della malattia mentale che mi affligge? Dio, Dio. Vedi andare a... Dio, madonna. Ce l'avevamo quasi fatta ad arrivare con 3 HP qua, invece niente. Cagare, vai, testa di minchia. Ok, vediamo di mandare a cagare questo, che poi ci sono i fottuti hot dog. Ve li ricordate gli hot dog che ci sparavano una merda? Io mi ricordo molto bene, adesso siamo arrivati alla fase tattica, signori. Vedi di andare a cagare, occhio che ora ci sparano la merda, Dio. Guarda quanto marciume ci sparano. Buskin, ma sì, che cazzo. No! Occhio al ketchup marcio. Cagare, vai. Infame. E ora vedi di morire, disgraziato. Che fai la merda, fai. Orca voi, orca voi. Sì, sì, vaffanculo. Sì, 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 sì. Cristo. Vai così. Quante monete abbiamo preso, Dora? Tutte quante, vai così! E to, signori, qua ci sta un extra to! Oh. Ah, hai un po' di tempo libero, meno male. Sì, infatti ho immaginato che forse stavi lavorando un bordello, Francesco. Dai, sono contento che adesso che abbiamo da fare un po' di giochi, torni con noi a bestia, vai così. E dunque, ammainiamo la bandiera e facciamo un ponte. Ah, qua c'è lo shoppino, vediamo se c'è qualcosa. Emporio Cotechino, signori. Emporio Cotechino, andiamo all'Emporio Cotechino. Allora, io per adesso eviterei... No, che cazzo è sta roba? Eviterei di prendere il cuore, perché ce la stiamo cavando. Ottima copertura, contando meglio. Mira all'indietro per avere portata avanti. RF. La super barassi, no. Probabilmente danno in prima cadenza. No, per adesso non comprerei nulla, ecco. Finché non vedo necessità, non comprerei nulla. Da me se c'è un po' il cash. Immagino. Sì, poi non so se anche là da quelle parti c'è stato qualche problema con sto cazzo di coronavirus. Anche magari per quello non lo so. Però immaginavo poteva esserci qualche casino. Comunque, prima di andare troppo avanti, qua abbiamo varie cose da fare. Farei qualche tentativo di questo, visto che l'altra volta più o meno ci arrivavamo. Che cazzo è? Ok. Proverei a fare questo perché l'avevamo già provato. E magari so che siamo freschi, siamo riusciti a fare le run and gun quasi in maniera onesta. Ah, Cristo, a voglia se me lo ricordo. Ho già sbagliato, la madonna. Vabbè, devo un attimo ricordarmi. Ah, sì che c'erano i... Come li chiamavo? I fagiolini. Occhio ai fagiolini, signori. Che qua ci sono i fagiolini buchini. Ciao Frankenstein, ben ritrovato. Occhio ai fagiolini però, mi raccomando. Stronza. Ecco il fagiolino, occhio che arriva il fagiolino. Occhio al fagiolino. Occhio alla madonna. No, alla... Dio. Neanche a lui. Al fagiolino, al fagiolino. Mi
bisogna stare attenti. C'ha inculato il fagiolino qua, che palle. No, non l'avevamo sconfitto, ci eravamo andati vicini, ma non l'avevamo mai sconfitto. Dio! O almeno credo, perché se no sono stronzo che lo rifaccio. Dio, secondo me no. Oddio, c'ho un dubbio adesso. Aspetta, torna alla mappa, va là, che se rifacciamo le bestemmie per niente è peccato. Ci sarà un modo? Ah sì, aspetta. Ti ricordi la bandiera? Porca puttana. No, ancora che... Aspetta, che c'è la lista. Baronessa... Ah, Cristo, sì. Lei è la baronessa. Madonna, ma guarda... mi ricordavo male. Grande Adil, che se no facevamo bestemmie per niente. Madonna, solo l'idea. Bene, grande. Meno male che mi hai fatto venire il dubbio. Allora, qua invece c'è Gigio Prodigio, in fanfarone d'Egitto. Andiamo qua, anche Pit Bisca. Beh, grandi, bravi, meno male che vi ricordate voi, perché io non mi ricordo un cazzo. Bene. Ah, compenso con... Bene, ottimo. Addirittura un'arena... Oh, Cristo! No, un momento. Adesso mi avevo appena preso la mano con... Dio. Vabbè, ma tutta sta... Ma no, da uno che mi tirasse i gioielli in strada, no? Più divento ricco anche nella realtà. Niente. Oh, Cristo, e mo? Ma che stiamo impazziti, ma... E mo? Oh, Cristo. Dovevamo... Andare a cagare, Una Ranno Damas, ma manco per il cazzo, ma non la faremo mai. Ah, spariamo. Oh, madonna. Ma siamo impazziti. Dio, com'era la super? Non me lo ricordo più. Spaccati la mano. Ok, bene, molto bene. Stiamo prendendo le misure, lasciate fare, signori, che questo è tutto prendere le misure, mica che si perde tempo qua. Cristo, cazzo. Vabbè, però, fanculo, fanculo, devo schivare tutto, Spaccati per l'amor del cielo. Non si spacca. Ah, perché solo le teste di cazzo si spaccano. Ok, bene, l'importante è capirlo. Vai, avanti, siamo ancora calmi, non mi viene ancora la voglia di morire. Quindi bene, siamo a buon punto. Dio, un po'... Madonna, devo capire come schivare queste cose in maniera... Madonna, efficiente. No problema, non ancora. Vai che siamo carichi, vai. Che cazzo sei tu? Ma vattene a... No, non mi fido né... No, la matriosca egizia. Ma che cazzo sei? Ma... Date via. No, com'era la super? Non mi ricordo com'era la super. Ah sì, no. No, che figlio di una vacca. Ma va... Fanculo. Dio. Ok, dai, diciamo che abbiamo preso meglio le... E tu chi diavolo sei? Mastro Lido d'Egitto? Ma che cazzo sei? Ma siamo impazziti. Ma no, ma che cazzo è? Ma pure le robe qua, come si chiamano le quelle mummiate qua, le robe mummiate, vabbè, avete capito, le mummie, no, le robe mummiate. Cialve è nato, NG è nato, scusami, ti ho visto adesso, ben arrivato. Non lo mai dimmi te. Ah, madonna, no. Occhio che qua ci fanno tipo un salame. Questo è il genio della tazza. Mi sembra appropriato, quantomeno.
Crepuscolino. Cagare. No, mi ho dato una testata, mi sono dato. La miseriaccia. Mi auguro che abbiamo un'altra run and gun. Probabile ce ne sarà. Dopo casomai andiamo a vedere. Non so se sta merda de faccia me, tipo, ma addio. Ok, dai, più o meno le abbiamo schivate. Non è vero, perché ne manda un'altra scorta. Ma guarda, cazzo, questi che sono difficili. Ce ne sono tanti che coprono veramente tantissima superficie. Faccio un attimo di fatica a capire lì effettivamente. Ma tosca. Sto boss è una carogna. Mamma, sono un po' tutti una carogna, mannaggia. Lo sto sperimentando. Però è bello che ogni volta uno diverso di voi mi viene a dire che il boss è una carogna. E ci avete sempre ragione, più che altro. Sono tutti veramente dei luridi bastardi. Ma ce la faremo, ce la faremo. Quella proverbiale calma e sangue e gesso che ci contraddistingue. Noi ce la faremo, sempre e comunque. Dio. No, minchia. Vai via, vai. Lasciami in pace. Ok, mo che ci abbiamo la super, gliela spariamo tutta sto minchione. E to! Te ne a cagare. Vabbè, loro che se ne vado anche a fare. Vai, pigliatele tutte, vai via, show! Il problema è che abbiamo un punto solo di vita. Se sarà fatto male, no, però, sto disgraziato. No, che è Pinocchio. Oh, occhio a Pinocchio, il cappello là non mi fido. Oh, che cazzo fai? Ma pure sparato. Vabbè, però eravamo arrivati a un altro step, quindi molto bene, signore, molto bene. Tutti diversi, ma tutti hanno in comune che riescono a farti bestemmiare malamente. Porca Eva, hanno una incredibile capacità di farmi nervosire. Bestio de Dio. Gatto pazzo qua. Porca Invochiamo l'abbiamo fatto già una merda. Sì, ogni fase è un parto, in effetti. Non siamo ancora bravi in nessuna fase che abbiamo visto. Proprio veniamo stuprati. Puttana, e va stronzo. Forse l'ultima fase è la più facile. Speriamo di arrivarci, allora. Speriamo di arrivarci con almeno 2 HP, ecco. Questa sarebbe una buona media. Macarena, madonna. Cagare. Vabbè, quasi onesta, diciamo meglio del solito, però si poteva fare di più. Oh, mi sono scontrato perché sono stato uno stronzo, qua è colpa mia, dovevo rimpicciolirmi e passare safe, invece per fare le cose un attimo più coraggiose ho fatto una merda. No panico però, no panico. E toooooo! Pegliatela tu! E ste balle qua, oltre a farmi crescere le balle a me, sono molto fastidiose. Vaffanculo! Vabbè, prima o poi mi dovevano colpire, è giusto. Però diciamo che va bene, Mi sento un attimo con del progresso mentale. Oh, ok. Beh, le spade le preferisco, onestamente. Ma basta, me ne devo stare zitto e mettermi la lingua nel culo. Perché non appena l'ho detto, mi sono preso la spada in faccia o in tazza, dipende. Dio, vabbè, però stava proprio lì dell'uscita. Io che cazzo. Cristo. Calmi. Va tutto molto bene, lascia fare. Intanto io vi ringrazio per il supporto, vedo che ci godete a vedermi smadonnare, soffrire, perché
tipo 20 minuti, cosa siamo già in tanti, tante chiacchiere, tanti mi piace, grazie ragazzi, da un lato, dall'altro dico maledizione, mi piace vedermi soffrire, toccherà comprare giochi dove soffro, puttana Eva, come un cinghiale, no, 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 ho dato una testata, madonna. Vabbè, questo non potrà essere tentativo buono ad occhio e croce, vaffanculo. Vabbè, ma inseguito per tutto il tempo. Salve capriole, salve capriole. Respira, no, sono comincio ad andare in apnea. Intanto il giro nella prima fase ha le scarpe come quelle della... Ah, cazzo, hai ragione, non ci avevo mica fatto caso. Che figata. Allora, occhio alle spade da cotechino. No. Lui pensa, medita, io invece devo bestemmiare come un... No, come un Dalai Lama, no, in teoria non potrebbero bestemmiare. Occhio. No, 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 vabbè, ma va, fa così, va a cagare, va. Bene. Contegno, signore. Vai, vai a prendere i pompon. Grande Francesco, l'ho letto adesso. Vai col... No, occhio al gatto. Occhio al gatto pazzo. Ma... Vai a fare in culo. To? Tua madre gatta, ladra. Lui medita. Però siamo arrivati qua senza prendere un colpo. Grandi, grandi. Grande testa di tazza. Vai così stealth. Vai. Vai, vai col to. Molto bene. Va. No, Dio, Dio, Dio. Cazzo, stava andando bene. Potevamo arrivare con 3 HP a qua e non mi sarebbe dispiaciuto affatto. Salve Raccoon. No, no, mi invito sempre la bestemmia vera e propria, però le porca troia, le imprecate tattiche, ci Dio de Dio, ci stanno. Eravamo arrivati qua con 2 HP e abbiamo perso come degli stronzi. Grandi ragazzi col supporto morale, grandi, qua ci sarà da Dio. Ma non si può cominciare così, sta roba, cioè, veramente ti fanno cadere i coglioni. Ma vaffanculo. Occhio. Tac, 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 tac. Bene. Ah, quanto lo odio sta cosa. Cazzo, abbiamo fatto tipo boh, 6 tentativi, lo odio già come uno dei peggiori acerrimi. No, vabbè, la ricanza qua però. Tientela per te, stronzo. Però abbiamo schivato tutto, madonna. Ora l'abbiamo presa proprio in faccia. Va a cagare, ma va a cagare. E non posso schivare tutto fisiologicamente. Una merda. Ma non troppe morti, capriole. E comunque, te che ci godi con le mie morti. Abbiamo già fatto un livello. Perché sono estremamente... Porca puttana. Abbiamo già fatto un livello comunque. Te lo sei perso. Ma allora, ok. Le fottute spalle. Occhio che ci... Dio. Cagarissimo cazzo. Va a meditare sto cazzo, va. No, dai, già una 20 forse no in questo livello. Secondo me 20 sono tristo. Sono troppe, onestamente. Ok. Dai, diciamo che arriviamo un attimino più frequentemente in sta zona del merda. Questo va detto. Tua madre To. La conoscete sua madre To? Me la presento io. Che figlio di una maiala.
La statistica tra cani, gatti e coccodrilli vari avranno avuto anche... Puttana Eva. Ma va... No, vabbè, che cazzo. E non si può fare... è giusto così, ricominciamo. Non possiamo cominciare con due spade nel... È meglio ricominciare. Ma com'è? No, 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 ma guardali che... Li ho schivati tutti, maledetti gatti mannari di sta ceppa. Oh, e ci siamo presi pure il power up lì, quella roba. Bene. Dai che domani spero di riuscire a portarvi invece il primo episodio di Darksiders Genesis, ragazzi, visto che esce, eh. Spero, porca puttana, porca Eva, è la minchia. Spero di avere il tempo perché sono molto curioso di quel gioco essendo in stile Diablo. Quindi spero di avervi anche domani, eh. Bravi ragazzi, che oggi siamo in 9 adesso. Tanta roba, signore e signori. Vabbè, abbiamo fatto un po' di cesso che male non fa, onestamente. Più che altro sarà un bel gioco molto... cacciarone probabilmente, mi dà quell'impressione di Dio là. Vuoi andartene a cagare senza... E basta con ste balle a elica. Allora, aspetta, vedo due, siamo estremamente porca pu... quello è un classico, no? mi capita sempre qualche disgrazia quando sto per dire una cosa intelligente e si conclude tutto con un porca puttana. Allora, poi devo recuperare ancora qualche messaggino, penso. Cazzo! Occhio al gatto de merda! Non mi avrete... mi hanno, vaffanculo. Devo stare zitto. Devo stare zitto perché poi... No, l'avevo fatto la schivata. È che sta roba proprio ti fa montare il nervoso. È che proprio senti l'acido nello stomaco. Nello cazzo di stomaco. Aspetta che vedo due messaggi. Va là. Mi sbaglio quando vieni colpito con le spade. Sembra che si sbatti contro un incudine. Sì, come rumore più o meno. Ma siamo in 11. Grandi ragazzi, grazie per la tanta presenza nel mio momento di sofferenza. E grazie per i miei piace. Se non siete iscritti, come sempre, vi invito a iscrivervi per restare in nostra compagnia. Ogni tanto siamo un po' più family friendly. Non è vero. Però diciamo che questo, puttana Eva, è proprio un gioco che ti incentiva e fomenta l'odio verso qualunque forma di vita vivente e non. Cazzo gatto, cazzo gatto. Vabbè, un colpo solo. Vedo che sbuca un Federico Spinabella che saluto. E poi so che devo, porca puttana, recuperare dei messaggi. Mi impegnerò per farlo in questa ora di difficoltà. Cristo. Ok. A Capriole piace vedermi soffrire, sì, beh, è il suo sport preferito ormai. Da un anno a sta parte, Cristo è diventato il suo sport preferito. Madonna santissima. Da cagare, va, muori. Sì, cazzo, vai, mona, va, deficiente. Ok. E mo' cosa... Ah, aspetta, ora c'era una roba che non ho idea. Tipo Pinocchio. È questo che sto cazzo del copricapo. No, che cazzo fa? Dio. Peccato, dai, stava andando meglio. Sempre cose che si allungano. No, cosa ho fatto allungare stavolta? No, non me lo ricordo. Mamma mia, ma Federico è sempre un bullo assurdo che ci... Puttana troia, ci segue da lavoro. Sti gatti da merda, però. Vattene via! Vai via! Ecco, peccato però che ci siamo presi comunque un cazzo di corpo.
Zio Billy. Cagare. Ok. Ok, una sega in realtà, però va bene. Darkseid, ti perdi e smoccoli. Sei proprio... Ah no, come mi perdo anche lì? Adesso l'ho letto. Federico, come mi perdo? Ma no, non dovrebbe essere un gioco dove mi perdo quello. Non nel mio organigramma, quantomeno. Come... Che cazzo è successo che lì devo... Che devo perdermi pure anche lì? Ma vi pare possibile? Che devo sempre cacciare... Ah, il coso rosso. Se quello si allunga un sacco. In effetti. Allora, comunque ho tra virgolette capito come sorpassare puttana Eva velocemente la fase del Cristo del sarcofago rosso che salì. Madonna. In teoria sono due volte su due che riesco a farla quasi in agilità. Ok, perché se teniamo la super dopo un attimino gliela spariamo e se ne va sto stronzo. Lui ride, non c'è un cazzo da ridere. Lui e le sue palle. Cristo santo. Ecco, infatti. Forse è il mio destino perdermi. Evidentemente sì, perché non c'è un gioco dove non mi perdo. Cioè, per chi ha visto il gameplay di Bioshock, mi sono perso anche lì. Pure in Bioshock all'inizio mi sono perso. Dove cazzo ti perdi all'inizio? Ma ce l'ho fatta. No, che cazzo è sta snocciolata? Ma anche la snocciolata, no. No, 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 vai via, cappello da merda. Vai via, Pinocchio. Occhio alla snocciolata, la snocciolata. Ok, però abbiamo fatto fuori... Che cazzo sei? No, vabbè, non... Ma va, fanculo, va. Però eravamo arrivati alla fine, bella così. La mappa dei livelli se la trovi è sempre verso la fine. Molti livelli sono molto grandi. Bene, signori, quindi se avrete piacere di vedermi piangere perché mi perdo, domani è l'appuntamento giusto, in tardo pomeriggio tipo oggi, barra serata, Darksiders Genesis, pronti a perdersi come dei fottuti cristi. Beh, lo sapevo che me dovevo prendere un colpo, lo sapevo, perché sono infami, sono ingiusti, sono stronzi. Cristo. Prenditela tutta, vai via. Ciao Francesco, ben arrivato. Come mi si sente? Com'è l'audio? Domani fatemi sapere, mi sembrava si sentisse. Forse mi sono allontanato un attimo dal microfono perché vado in dribbling sulle lampade magiche qua. Ma gli altri mi sentono, possono darmi un feedback, perché fino adesso ho chiacchierato con tutti, quindi mi fa strano. Se qualcuno di voi in chat riesce, Cristo, a darmi un feedback, però mi sembrava che i cristi li sentivate. Grazie del feedback, quindi... Quindi non saprei dirti, Francesco. Perché gli altri mi sentono. Cribbio. Quindi in teoria funziona, sì, anche perché ho cristato abbastanza, quindi figuriamoci se non mi sentivano. Sono qui per questo, per sentirmi bestemmiare. Penso sarebbero arrivate le lamentele se non mi sentivano. Pensate. E ste lame del cazzo, tipo le lame di Xina, che cazzo è? No. Però siamo arrivati con... Grazie mille dal like, Francesco. Grazie mille, come sempre, del tuo supporto. Ah, ok, risolto. Era YouTube con...
qualche problemino. Beh, purtroppo è pieno di problemi. Lo amiamo lo stesso perché ci permette di fare un Cristo. L'ho sprecata. Ma vaffanculo, va. Sì, sono nella seconda isola ed è bella tosta, è bella tosta. Adesso abbiamo fatto un run and gun in quest'isola e nella scorsa live un boss. E questo è bello pezzo di merda. Quel colpo non ci voleva. Ok, ma muorimi. Ricominciamo. Con la calma. Con la fottuta calma. Sì, il cristare è un bel verbo secondo me, che rende l'idea di cosa ti porta il videogame a fare. E top! Occhio, che qua ci fanno tipo il kebab questo. Ok, dove sta il faccione del merda? Toh! E lo sapevo che veniva lì a fregarmi la vita, che bastardo, ha una merda al posto del cervello, diciamo, mettiamola così, perché sennò la volgarità è troppo ampia qua. Te ne a cagare, va. Dio. Peccato, però due colpi presi. Ora c'è Pinocchio. Che Pinocchio in realtà è abbastanza gestibile, secondo me. La fase col molliccio rosso non mi è semplice, in effetti. Ma sono stronzo lo stesso e moriamo con Pinocchio. Che tra l'altro ci percula perché ha la testa di tazza. Sei una testa di tazza, sembra tipo un insulto. Vai via. Bene, bene, grande giocata. Senza prendere colpi non ce l'avevamo mai fatta contro sta merda. Guardalo come ci dribbla per incularci tutta la vita. Madonna! Gli siamo passati tipo a pelo, ci ha fatto la barba. E arriviamo qua con tutta la vita. Una roba epocale, signori! Una roba epocale! Ora vediamo di... Dio, restarci invece un cazzo. Ci restiamo un cazzo tutta la vita. Peccato, ce l'avevo quasi fatta ad andare con tutta la vita, onestamente, perché se non beccavo quello avrei attivato la bombona come abbiamo fatto. Peccato, stava per essere un tentativo super figo e invece è solo una merda. No, non sono riuscito a... vacca Eva, guarda come abbiamo sminchiato tutto in 3 secondi. Lo sminchiamento di 3 secondi è stato incredibile. Vacca Eva. No, sto gatto da merda. Lo soffro un botto. Sì, ma non... Ma sì, vabbè, c'è roba fuori schermo. Come faccio a schivare roba fuori schermo? Questo è una farloccata. Cagare, vai, cagare. Lo potevano chiamare Partorisci Simulator. Sì, ma un po' tutti questi boss li possiamo chiamare Partorisci Simulator. Sono una roba allucinante da quanto ti fanno. Porca puttana. No! Proprio con quella rosa, ma Dio! Che livello fanculoso, ragazzi, eh? No, vabbè, poi vado a sbattere da solo. Vabbè. Andiamo più avanti possibile. Ci ho speso pure 10 euro per sto gioco, ragazzi. Non vorrei dire niente.
C'ho pure... spesi dei cazzo di soldi. Vai a morire male, ste balle! Ok, peccato. Diciamo che se adesso iniziamo ad essere un po' più precisi, arriviamo quasi facile in questa zona. Ci vuole un attimo di precisione in più a schivare i colpi, però ci possiamo arrivare, puttana Eva, quasi in agilità. Cristo Dio. Ammazza che fischia in menato. Il fischio assassino, signor! No, è il gatto stronzo invece, ma... quanti cazzo dei gatti? È il gattaro. Vai, muori, ti prego, no. Vai a morire. Cristo, proprio all'ultimo, che disgraziato di merda quando ti colpiscono all'ultimo, quando sei quasi salvo, quel quasi che non è totale, è la Madonna che ti trafigge qua. Cagare. Ormai sono tutti i tentativi dove potenzialmente arriviamo con 3, probabilmente arriviamo con 1. Perché potenzialmente perché abbiamo l'abilità necessaria per farcela, ma poi non riesco a mettere in pratica il necessario e la madonna quanto accanimento. E quindi è tutto un quasi, dobbiamo far diventare questo quasi una solida realtà. Manca medio l'anno. Te lo mette nell'anno. Non è vero, non lo so. Però visto il livello era onesto, Cristo! No, vabbè, l'ho pure inseguito per farmi mettere la spada nel culo, è una roba allucinante. A me stelame de merda proprio. Altro che le Gillette Mac 3 Turbo qua, zio bestia. No, occhio al faccione da merda, occhio alla spada che ci incula. Ci incula tutto qua. Vai a cagare con 3. Vai con 3. Occhio qua che ci spaccano. No, ma Dio, quanto mi danno fastidio questi colpi gratuiti. Ergo. Che fastidio. Allora, timici bau di merda, no? Ma vaffanculo, ma sì, ammazzami. Guarda là, sto merda. Lui medita, anch'io devo fare meditazione dopo sto gioco del cazzo, perché se no finisce male qua per la mia salute. Cristo. Tua madre. No, mi bastano le mie, non mi servono le incazzature degli altri, onestamente. Cristo cazzarola. Lo sapevo che prendevo il colpo, lo sapevo. Toh! Ah, che schivata, che schivata, non ve l'aspettavate, discredenti, anche voi in chat. Ho fatto un dribbling 1-2 sui gatti che è stata una roba allucinante. Un sinistra-destra che manco Ronaldinho ai tempi d'oro lo faceva. Vai via di là. Vai. Cazzo. Ok, dovremmo essere fuori pericolo. 2 vite, abbastanza onesto. Ma penso che sia inevitabile. Cioè, questo gioco penso... cioè, è nato in un certo senso per far incazzare i giocatori. E ce l'ha fatta a Dio. Oddio, porca. Che è quella. Va, ammazza sta merda di sarcofago del cazzo.
È una schivata tattica, lo so, ve l'ho fatta notare perché è stato un zig e zag. Ma che porca puttana, allucinogeno proprio. Ma oh, che a quest'ora c'è in culo. Ah, che difficile. Meno male che qualche tentativo fa ho detto che il Pinocchio era gestibile. Non è un cazzo gestibile, è solo stronzo. No, santo dio, madonna. Che cazzo, sembra tutto io Zoro e il resto è no. Anche quello è vero. Io Zoro è stato veramente il boss più difficile della storia, tipo, per quanto mi riguarda, che ho affrontato io. Cristo. Allora, facciamo giusto un paio di tentativi, già, giusto perché ci vogliamo malissimo, e poi proviamo un altro livello di merda, giusto per farci dell'altro male psicologico. È che bisogna volersi proprio male, cazzo. Che madonna, che cazzo, però vaffanculo. Io non metterò mai una face cam perché mi vedreste contorcere proprio, cioè io mi contorgo col corpo, non sarebbe una face cam, sarebbe una corpo cam dove che l'esorcista levati quando succedono ste cose, cioè faccio del contorsionismo quando becco sti colpi di merda. E sono cose che neanche gli adulti possono vedere, perché fanno male alla salute mentale vedere un uomo che si contorce in sta maniera. Il boss di Sekiro, il boss finale, è stato un chiodissimo. Ci ho messo, cos'era, anche là circa 5 ore, quindi anche quello merita tutte le bestemmie del mondo. Te ne vai a fanculo? Grazie. E mo vai di Pinocchio. Perché lui c'ha l'eureka pure. Va, facciamo il Pinocchio. Ma vattene a fanculo, va. Devo capire come mantenere le distanze corrette tra il berretto lì da merda e il coso, quella orca puttana. Mamma mia, vai con la dio, vai col dio. Sì. Vai a meditare, stronzo. Cristo, questo potevo evitarlo, invece sono un bastardo. Per adesso cerco di non prendere la vita extra, in realtà. Perché se mi diminuisce l'attacco, cerco di farlo senza quel bisogno. Schivato tutto, vaffanculo. Ma va a cagare, vai! Non schivo un cazzo tutto! Di madonna! Data una merda! Sì, mi sono fatto ammazzare perché dopo due colpi così preferisco riprovarci a questo punto un attimino. Vabbè, qui c'è... No? Fa cagare. Io gli faccio un bel minestrone dei fagioli con la salsiccia tagliuzzata. Guarda, il mio menù in teoria è questo, a meno che non mi prenda nervoso e non mi ordino tipo una pizza enorme di Cristo di consolazione.
perché la pizza è sempre la pizza. Allora, sua madre, quella lurida, la affrontiamo in un secondo momento. Non lo so, non tengo il conto dei tentativi, Francesco, sono troppi, sono veramente troppi. Dunque, allora, sti tre stronzi qua, qui, qua, qua, niente. Qua si può fare qualcosa, una giostra. Beppi il pagliaccio, papagne russe. Già mi vedo gli schiaffoni che prendiamo, signori. Andiamo a prendere gli schiaffoni. Guardo, è già una merda solo a vederlo. Ma che figlio della puttana? Non me la so. Sì, perché così si vedono anche più livelli per quello. Cioè, fosse per me. Cioè, io resto sullo stesso livello anche ora, un po' come ho fatto con io Zora, non ho grossi porca troia problemi. Però questo come cazzo si affronta? Si può sapere? Sì, beh, è strano più che altro, non sto capendo la venera di Dan. Che fa? Si appropin qua? No, no, la fottuta lampada de sto cazzo. Vabbè, qua va che è cascato come uno stronzo. Oh, non mi sembra nulla di buono, onestamente. Porca troia, ok, figo. Non mi è dispiaciuta questa fase. Ma se ne vada? No, ho sbagliato, ma inculato. Vabbè, in realtà l'animazione è abbastanza semplice da leggere, ho sbagliato io. E poi qua invece sono stato proprio stronzo. Cioè, è tutta una questione di essere stronzi. Vedi, vedi che sono stronzo. Però ok, in realtà sono proprio idiozie mie. Non è troppo difficile da leggere. Ok. Ok. Ebbene. Si stancherà, no? Sta merda. Sto pagliaccio del cazzo. Ecco, to. Pesce, col pesce. Ma qua il treno de sta merda. Toh, vattene via. Oh cazzo. Cioè, ok, una. No, sbagliato. Madonna, che brutto errore. Cazzo, però stava andando quasi onesta. Stava quasi andando onesta. Vai così. Oh, buono il feta. Ho letto adesso il feta. Cazzo, il feta mi piace. No! Madonna, mi sono distratto. Ok, però per adesso lo sto assorbendo bene, secondo me, questo boss. A meno che non peggiori in maniera disgraziata dopo. Siamo messi bene. Ok. Mi hanno un attimo. Cazzo, peccato, no, qua mi hanno sorpreso un attimo, però mi sembra più gestibile rispetto a quella merda egizia.
dai, fino a qua quasi bene. Ah, peccato. No, ho sbagliato. Ah, peccato. Però non male, cioè mi sento, cioè, più forte rispetto a... al coso lì. Madonna, vabbè, poi faccio le cazzate io, per carità. Però la vedo meno difficile rispetto a quello lì. Che sfiga, però c'era la lampadina a fuoco là. Vabbè, questo è un brutto tentativo, però... Vabbè, un tentativo così ci sta, però dai, non male. Anche se stavo valutando di ritornare qui al vecchio raggio che faceva più male, in realtà, perché è abbastanza facile colpirlo, no? No, ho sbagliato il tempismo, peccato, vabbè. Diciamo vabbè. Peccato avere solo una vita, però in realtà... il treno nel culo, cazzo! Non me l'aspettavo il treno nel culo. No, che distrazione. Vabbè. Ma questo è riprendibile, no? Aspetta, mi farei ammazzare un attimo, perché mi è cominciata molto male. E vorrei rifarla piuttosto in maniera un attimino più... fatta meglio. Oh. Onorosa stavolta. Ok, è andata bene. Muori, cazzo! No, volevo prendermi la roba, ma... No, e uccidili, Dio! Peccato, due colpi abbastanza gratuiti. No! Ah, ciao Francesca, la prossima, grazie come sempre di essere stata qui con noi. Meno male, sono riuscito a leggerlo in tempo. Forse. Dio. No, che brutti tempismi che abbiamo avuto, vabbè, crepiamo, va, fammi. Prova. A great slam and then ok.
lampadina. No, volevo vaffanculo, ma che coglioni, volevo solo prendermi quella merda lì, è andata malissimo. Allora, vorrei fare una cosa, ovvero rimettermi l'altro raggio che fa più male, che magari accelera un po' le cose. Qua mi sembra abbastanza probabile colpirlo, quindi è un peccato diminuire il danno. O almeno ci proviamo, Ah, tra l'altro potevamo anche cambiarli, non mi ricordo il tasto con cui li si cambia, onestamente. Zuccherino. No, preferisco questo. Ok, ci torniamo. Il ravvicinato. Qual è il ravvicinato? È uno da comprare, immagino. Che devo comprarlo, devo comprarlo. Sì, perché effettivamente qua siamo molto vicini. Ah, brutto colpo. Però abbiamo fatto molto prima. Fa molto più male questo. No, ho sbagliato. Bisogna prendere più la mira, però si facilita molto le cose. Poi valutiamo di comprare anche quello che dici, sì, comunque. Perché comincio a sentire l'esigenza magari di qualche arma diversa. Però già questo accelera di molto le cose, quindi se ne compriamo un altro potrebbe essere veramente estremamente utile. No, sono andato troppo sotto quella merda, che peccato. Cazzo, quanti, andatevene a quanti, culo. Ah, non sono saltato abbastanza. Tanto abbiamo molte monete, quindi possiamo pensarci di comprare qualcosa di interessante. Ah, brutta cosa. Sì, ero ben abituato con la mira automatica, bisogna essere onesti, ero ben abituato con la mira automatica, adesso sto facendo difficoltà. Però, cavolo, fa molto più danno questo. Molto attento ai... a tutto, per stare molto attento. Ecco. Cristo. Perché queste direzioni di attacco purtroppo non sono molte, no? Perché c'hai solo così, obliquo e in alto. Vabbè, ce l'ha distratto malamente. E quindi è... Madonna, uccidimi. Mi è molto difficile da quel punto di vista. Ma ce la faremo. Non è vero. Speriamo di sì. Ok, la prossima dovrebbe andarsene via. Cani di merda.
diciamo che poteva andare meglio. Ah, oh, madonna, che sfiga. Proprio in quel momento mi ha sparato i cosi lì, che è saltato, che peccato. Però dai, bene, progressi. Ah! Eh sì, la mira automatica è sempre tanta roba, però purtroppo faceva molto meno danno effettivamente. Quello è una cosa da valutare. Però mi sta facendo di una madonna incazzare. Sì, sì, no, torniamo a quella automatica, sua madre puttana. Così dobbiamo gestire meno cose. Allora, ci abbiamo provato, ma... fanculo a lei e a tutti i lupi, così, ai pagliacci più che ai lupi. Che cazzo ho detto lupi? Perché ho detto lupi? Perché c'ho il cervello in pappa. E torniamo con questo, che sarà un attimo da stare più attenti, però quantomeno ti rompi meno il cazzo. Però sono stronzo, io sono sempre uno stronzo che mi prendo i colpi che non servono. Sì, ecco, già qua, senza fare il coglione che mi sono preso il colpo, era tutta un'altra musica, no? Ah, peccato. Però sì, è molto più gestibile, poco da fare, è molto più gestibile. No, dal lato sbagliato. Oh, che palle. Vabbè, cioè, eravamo sotto al cazzo dell'asino qua, praticamente. Però sì, diciamo che... con quest'arma è meglio, con quest'arma è meglio, poco da fare. Devi solo fare 1/2 passaggi in più, però hai un beneficio. Però sono un coglione, perché? Perché volevo solo avere il lasso, invece ho preso il colpo. Questa è una palla incredibile. E ce lo teniamo il colpo, peccato, era un 3 HP su 3 facile. No, non sono riuscito a scappare in tempo, però l'avevo letta, sì. Ah! Sì, sì, è nettamente meglio così, nettamente meglio così. Vai, 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 vai. Siamo messi... facciamo finta di essere messi bene, ma siamo messi bene veramente. Anche se facciamo finta, siamo messi bene. Lascia fare che... puttono! Sì, ma sto pressing, no? Perché sembra peccato prendere sto colpetto inutile, perché è veramente inutile. Dio del mondo. Va bene, va bene, va bene, un tentativo stronzo, va bene. Sarà l'ennesimo tentativo stronzo. Ci provo, attingerò tutta la forza tutto fronzola per non andare in aggressività.
Fai così, con estrema calma, perché io sono famoso per la calma in questi giorni. E vai con i 3 HP, vai con i 3 HP, fanculo. No! Oh là! Vabbè, 2 HP onesto. Cristo! No! Questa è una fase complicata quando ci lancia sta merda, quando arriva il treno. Quando arriva il treno è complicata. È l'unica fase fino adesso che mi dà veramente problemi. L'asino più il treno. Poi qua invece sono io un fottuto stronzo. E quando uno è stronzo, cioè non è che può essere altro. Vuol dire che dobbiamo fare la prossima fase al massimo. Facile. Adesso qua non prendiamo neanche un colpo, arriviamo con 2 HP all'asino e va bene, tutto a posto. È fattibile in realtà. No, ce l'avevamo fatta veramente, cazzo, a farlo senza colpo. Proprio all'ultimo, che due coglioni. De Dio, ma dai. Fabia, sperare in Gesù Cristo di non essere colpiti. Eccolo là. Cazzo, peccato, era quasi finito il treno e sarebbe finita la fase finale. Benino. Dai, che siamo carichi, pronti. Non così, e fammi ammazzare. Dai, eravamo carichi e pronti, però. Non possono farci questo nel momento culmine. Altro che culmine, qua. Ci hanno inculato. Ebbene, 3 HP signori. No, dove cazzo è andato? No, la madonna però, è andato dove è andato quella schivata, sto lurido stronzo di tazza. Tazza del cazzo. Dio, tutti i progressi andati a troia, i progressi qua sono andati a troia, Non scappare alla buia. No, vabbè, che ogni tanto qualcuno di voi mi chiede di variare un po' gli scenari quando ci impiego troppo per uno, allora ho detto, vabbè, c'eravamo da un po', allora cambiamo, ma... Io non ho problemi a farmi ore di fila con lo stesso stage. Penso che Yodora ve l'abbia insegnato ampiamente. Era più che altro per questioni di live, di dare dei livelli diversi, ecco, solo per quello. No, che diavolo ho detto che c'è gente che ride? Che diavolo ho detto stavolta? Io manco me ne rendo conto. Il problema è proprio quello, che non me ne rendo neanche conto.
Vuoi scoppiare, figlio di puttana? È scoppiato, è scoppiato. Cristo, mo scoppio io, però de infarto e di tutto ciò che è poco sacro. Sì. No, non scappi che le sto sparando il flusso bianco. Sì che è morto. È morto? È morto? Sei morto? Non è morto per sempre. No, che è sta roba? Che è il cazzo mosso qua? No, no, il cazzo, scusate, l'asino mosso. No, che è sta risata satanica? Oh. Oh, la... No, no, mo... No, momento! Ma che cazzo si è? Ma che cazzo è sta roba? Ma che cazzo... Ma non ho capito niente. Però ci siamo arrivati. Porca puttana, però non ho ancora capito niente di quella fase. Io voglio piangere. Cagare, vai in culo a sto pagliaccio di merda. Vediamo chi ci vede dopo. Stronzo. Diciamo che dopo aver affrontato sto pagliaccio con il film It, più che cagarsi addosso con i pagliacci ti viene l'odio. Cioè non c'è It che tenga che tu li odi poi i pagliacci, più che averne paura eventualmente. S'ha mosciato il clown, s'ha mosciato. Non mi ricordo il tasto per cambiare arma, cazzo. So che c'era un... No? So che c'è un tasto, ma... Ah, così, ok. Perché quello effettivamente è... Dai, proprio in quel momento doveva spawnare sta merda di cane, bastardo. Cane, bastardo, bastardo di cane. Ebbene, ebbene. Ebbene. Morite, Cristo Dio! Vai via, vai via, vai via, vai via! Abbiate pazienza che faccio un sorso di te, perché sennò mi gratta la gola quando bestemmio, no? Boia. Boia, boia. Tu e la tua lampadina di merda. Finché possiamo,
No! Hai bisogno di qualcuno che sgonfi la tua arroganza. Io ti spacco tutti quei fottuti dentini bianchi invece. A great slam and then... It's on. Allora. Oh Dio, madonna, uccidimi, uccidimi. Non si può cominciare così, almeno qua, almeno qua. This match will get red hot. Here goes. Eh sì, perché bisogna alternare un po' Dio con Madonna, no? Perché sennò è un po' come gli spari, un po' così, un po' con lì e poi... Perché sennò poi giustamente c'è monotonia, no? La cristologia in porca puttana impone un po' di... un po' di fantasia, ecco. Uccidetemi! Cioè, non l'ho fatto pure, cioè, così un po', no. Volevo morire, poi ci ho ripensato, ormai, tanto l'ha fatto. Allora, è che in queste fasi qua vorrei arrivarci più o meno perfetto, cazzo. Allora, spaccagli sto pallone gonfiato de merda. Uccidilo! Sì, cazzo, mamma mia, l'abbiamo fatto super veloci, super veloci. No, vabbè, proprio in testa mi ha vomitato sto coglione. Ora gli vomitiamo addosso. E vai di smosciamento clown. E siamo anche messi abbastanza bene, cazzo. Sto treno de merda però che passa sempre quando non serve, no? Però devo capire come ammazzare sta merda. Ah Cristo, ma posso uccidere? No, le balle! Beh, vabbè, vabbè, però c'è, ci sono... le balle, i ballini, il treno, le giostre, il cappello. Che cazzo è? Come faccio a far... come cazzo si dice, me sono impappinato? Come cazzo faccio ad evitare tutto? Non è umanamente possibile. Dovete capirlo. Cazzo. Cagare, vai. Cagare, a cagare. Proprio a cagare. Ma siamo impazziti marci qua. Sto cazzo del madonna del treno. Porco Dio, devo stare zitto qua, finisce male. Cagare, vai, via, vai. Muori, schifoso. Merdaccia, 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 sei una merdaccia, sei una cazzo di merdaccia. Inculati, smosciati, fai il cazzo che ti pare, vai via però. Va madonna. Cioè, siamo solo un'ora di live e io sono già così esausto, siamo impazziti. No, dai, saremo un po' di più. Mi prendono per il culo, no, no, è un po' di più, ok, sarà impallato YouTube. Fanculo, va. Però vorrei farcela prima della fine della live, a prescindere da tutto il resto.
torna al genio. Più che altro l'ultima fase di questo è un chiodone, ma no, Just, no, che cazzo ho fatto? Bravi, bravi, subito, 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 occhio a sto cazzo del treno, Dio, tosco. Ehi, sono sotto al cazzo, dove vado? Dove vado? Abbiamo preso due colpi come uno stronzo. Come uno stronzo di merda, uno stronzo di merda. Avete presente lo stronzo di merda? Basta, cazzo! Porca puttana! Ma come ti tocca la crista, cagata. Dio. Questo gioco ti brucia l'anima. Non so se ce l'ho più l'anima a questo punto, perché Gesù si sarà anche incazzato a una certa con me. E c'ha ragione anche ad incazzarsi con me, ragazzi. È Cristo oggi, è Cristo domani, e Cristo ti dice vaffanculo poi, perché giustamente, perché dovrebbe farsi pigliare a bestemmie. No, no, vabbè, però questa è una farloccata, non ci sto a cagare. Così, inventiamoci che sono farloccata, lascia fare. Sto cane de merda! Pusca puttana, maledetta! Vuoi morire? Asino maledetto! Vai, sparagliela tutta, smoscialo sto coglione! Però adesso crepiamo male. Però peccato, perché qua adesso ci arriviamo abbastanza bene. Gli sviluppatori di questo gioco sono malati, ma assolutamente sì, non c'è altra spiegazione a tanta malvagità contro il genere umano. Più che altro devo capire cosa fare con le palme. So che può suonar male. Ma Dio! Devi schivare troppo, cioè... È la palla, è il treno, è la giostra, è le balle mie che stanno esplodendo. Ci sono troppe varianti. Soprattutto le balle mie in questo momento. Vai, però vai. Cristo di cane, no? Non era in quel senso. Porca puttana. No, è la minchia. Sì, sicuramente ci proverò, è che dopo quando arriva il treno a me... Porca puttana, me smena male, là, il treno mi smena male. Se ci fossero solo palle, probabilmente qualche possibilità ci sarebbe, ma... Il problema è veramente che c'hai anche il treno del merda. Dio,
sto treno del cazzo. No, vieni qua che ti devo sparare, cretino. Dove cazzo vai? Scostumato. Dai che ci abbiamo due punti vita. È quasi onesto. Orca voglia il treno. Il treno mi sta proprio sul cazzo. No, ma no! Guardalo che faccia da stronzo che fa quando manda le palle in campo. Buona mangiata Frankenstein, alla prossima. Noi proviamo ancora un pochino. Siamo un'ora e mezza, quindi è l'orario che poi dopo un po' si lascia. Peccato aver fatto pochi progressi, però è veramente difficile. Sì, stavo pensando di iniziare a salvarmi la mossa finale per la... È che anche quella fase con i... con l'Adino non è facilissima, no? No, ma cazzo, che due coglioni enormi così. I due coglioni enormi così. Però ci proviamo, sì, a salvarci la super perdona. Sì, culati, merdaccia. Ora ci abbiamo pure la super. E 2 HP è super, 2 HP è super, signor. 2 HP è super. Dobbiamo essere violenti. Adesso è il momento della violenza. Quando mette in campo le balle ci spariamo la super, così magari ce ne saldiamo un po'. Che sfiga. Muori però, ti prego, muori. Peccato, peccato. No, c'eravamo arrivati. No. C'eravamo arrivati, cazzo. Ma vaffanculo, va! Ma dai! Ma dai! Tipo, cosa gli rimaneva? Uno sputo! Ma ptu! Ma va a cagare, va! Incredibile, incredibile! Ce l'avevamo fatta, signori! Ce l'avevamo fatta! E ora, puttana Eva, uccidimi! Perché non possiamo cominciare così? Era fatta! Dai, sarebbe stata una conclusione di live onesta, onestissima, che più onesta non si poteva, invece abbiamo fatto una cazzo di merda. Sta... Madonna. Eh no, vabbè, non posso perdere una vita qua, devo farmi uccidere con tanta dignità e onestà, perché no, qua dobbiamo arrivarci con 3 HP. Cioè, sta fase è una cazzata e non possiamo... Ma puttana, io mi strappo la faccia adesso. L'istinto è quello di strapparsi la faccia. So che non è sano, ma quella è la sensazione che ti senti. Cagare vai, sta tazza di merda. Il ballo del qua fanno ste merda. Da
Dai ragazzi, c'eravamo. Oh, il treno del... Non adesso il treno. Macarena. Che schifo del cazzo che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una merda. Concentrazione! Non c'è tempo per cristare adesso. C'è un cazzo merda di boss da mandare a fare in culo una volta per tutte. Bene! E si comincia. Avanti! No, il treno che se ne vada a cagare, non ho tempo per il treno. Che invece arriva inesorabile. Bene. Per adesso bene, per adesso molto bene. Ora ce la prendiamo nel culo, lo sapevo. Perché mi sono inculato col treno. No! Cagare! Avevamo tre colpi fino a 20 secondi fa! Cagare, va anche il treno, vi spacco la testa, vi spacco questi quattro minchioni che ci stanno su sto treno de merda. Ma datemene a fanculo. Voi e il treno e tutto il circondario del cazzo. Ma guarda quanti pinguini del cazzo! Ma va a cagare. Ci è arrivata la balla proprio nei coglioni non appena abbiamo finito la sfida. E che ci vuoi fare? Sta lampadina del cazzo, no? Sì, ci stiamo arrivando abbastanza No, ho sbagliato. Quanti cani bastardi. Voglio morire. Ciao Adil, alla prossima! Come sempre, grazie di essere stato qui con noi! Io spero di farcela prima di chiudere la live, ragazzi. Io ci provo veramente con tutte le mie forze. Non è successo niente. Andiamo avanti, non è successo niente. Lascia fare, non è successo niente. Tutto a posto. Papere de merda. No. Vai, via. Comincia a esserci meno lucidità,
Ma ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Peccato, quel tentativo era così bello, veramente un peccato. Cazzo, ci eravamo arrivati. Mancava veramente tipo questione di un colpo, penso, non lo so. Cristo de Dio, però. No, madonna, basta. Muori, muori, muori. Che fastidio. Ah. Peccato, dopo quel tentativo fighissimo abbiamo fatto tanti brutti tentativi, in realtà. Puttana schifosa di Eva. Non è ok un cazzo. Fino a qua. No! Ma dai! Che colpi gratuiti! Hanno un livello di infamità over 9000. Che è una roba incredibile, incredibile. E fino a qua diciamo che ci siamo. Però dobbiamo fare molto meglio come facevamo prima, ragazzi. No! Sti palloncini da merda, cazzo! Se mai avrò un figlio non gli comprerò mai palloncini, perché hanno rotto il cazzo i palloncini. Caputtano, lo porterò a vedere i pagliacci, non avrai palloncini, avrà una vita da merda mio figlio, per colpa di sto gioco, vi rendete conto? Vai a fare in culo, ma avanti, andiamo su. Sì, ok, onesto, onesto, onesto. E vaffanculo all'onesto anche. Sto merda. Cristo. Non ce la possiamo più fare adesso. Una vita sola, che peccato. Ci manca qualche briciolina per farci, ci manca qualche briciolina.
investiti da un treno, così. Porca puttana. No! L'ultima fase è complessa, sì, più che altro, Francesco, vorrei arrivarci con almeno 2 HP e mi è difficile. Con 2 HP penso che... Ma perché ho sbagliato tasto? Ma che problemi mentali c'ho? Uccidimi. Avrei proprio bisogno di arrivare con almeno un 2 HP, allora sì, potremmo farcela, ma con uno è un colpo me lo becco per forza, perché quando usi la super, quasi 100% qualcosa ti becchi, o una palla, o il treno in corsa, o non so che roba, ti becchi sempre qualcosa. E fin qua, bene. No, dai, ma no, ma ero in mezzo, che figlio di una mula. Proprio figlio di una mula. No! Ma ehi bro, cosa? Guardalo questo come si annuncia, ehi bro. Cagare vai, cagare. Andiamo. No, vabbè, una merda. No, ho sbagliato. Zio mio. Dai, facciamo, ormai siamo quasi arrivati a 2 ore, mi sa che facciamo ancora un paio di tentativi sperando bene e poi ci tocca salutarci. Ci riproveremo in un altro momento. No, ho sbagliato il tempismo veramente malamente.
Siamo arrivati anche in maniera onesta. Le ultime parole famose di sto cazzo. Le cazzo di ultime parole famose da merda. Siamo arrivati bene e vai di tramvata. E vai di tramvata. Ma è proprio al 100% scritta. Dio. Peccato, peccato, peccato. Sì, nettamente, Pete, ma malamente proprio. Me ne devo stare zitto nel mio campuccio e giocare senza... Ma perché sono un coglione, perché sono un coglione. Quella lampadina di merda. No, vai, ricomincia. Se dobbiamo fare gli ultimi tentativi, almeno che siamo tentativi buoni, ste merdine. Vai, avanti. So. Avanti. Avanti. Sta lampadina del cazzo mi mette una... la lampadina de merda. Di nuovo ci ha fregato la lampadina. Vediamo di non farci fregare dalla lampadina anche stavolta. Madonna! Ci abbiamo rischiato un casino. Ecco. Non ci sto prendendo colpi sempre qua che non li prendevamo più. È proprio il segno della resa questo. Che brutti tentativi. Dovrebbe essere l'ultimo tentativo, speriamo bene. Dai, che è cominciato come Dio comanda almeno. Avanti, avanti, pagliaccio di merda. Bene. Okay. Bene, 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 fase finale con tutta la vita, signori. Il treno anche che passa adesso è una cosa buona, così non ci dà fastidio poi. Dai ragazzi, abbiamo tre colpi. Ecco come va tutto a puttane adesso, incredibile. Dai, abbiamo perso tre colpi così, non è possibile, non ci voglio credere, dai. Che coglioni.
sta lampadina del merda, no? Mettitela nel culo. Cristo, 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 dai! Che palle, però dai, c'eravamo, quanto mi dà fastidio, mi sale proprio l'odio, signori, l'odio liquido c'ho io qua. Cagare, uccidimi, no, adesso ne facciamo un altro, non era l'ultimo, non era un cazzo l'ultimo tentativo, perché adesso, Dio, dobbiamo uccidere sto pagliaccio da merda, forse l'ultima cosa che faccio. Cagare, schifoso, maledetto, pagliaccio del cazzo, non fai ridere un cazzo di nessuno, tanto per cominciare. No, muori e ricomincia. Avanti. Ah, Dio, mi verrà un infarto a 28 anni, cazzo. No! Una fottuta lampada! Cristo. Non è possibile, non è umanamente possibile sopportare questo stress. Cagare, vai, cagare. No! No! Ma vabbè! C'erano le persone proprio sopra dove dovevo stare. Madonna. Tu e la lampadina di merda. Punto primo. E intanto così. Muori, faccia di merda. E ora muori, cazzo! Avanti, smosciati! Oh, si è smosciato! Dai! No! No! Si è premuto per sbaglio, ma no! Siamo morti! Madonna! E poi uno deve bestemmiare come un criceto! C'eravamo di nuovo vicini. No, non molliamo. Cazzo, se non ci fottevamo la super, penso ce la facevamo, perché abbiamo schivato tanto stavolta. Però purtroppo ha avuto un attimo di sensibilità il tasto e si è premuto per sbaglio. Cazzo. Ma Dio, madonna. E niente, un colpetto ce lo siamo giocati.
abbastanza ok, abbastanza ok. Due colpi e tutta la super se non ce la giochiamo come dei lunedì coglioni. Sto treno di merda però. Devo riuscire a schivare in maniera decente come prima, però se no non serve a niente. No, vaffanculo, ero concentrato. Ci siamo troppo vicini per mollare, ci siamo troppo vicini. Fanculo, la mia sanità mentale devo farcela. Avanti, avanti. Manca veramente poco così, poco così. Dai cazzo. No! Muori, ti prego. Madonna, di nuovo stavamo là. Purtroppo ho un attimo di disattenzione. Dopo la super mi viene un attimo di disattenzione perché sto attento a schivare i pinguini. Però mi dimentico del treno, lì è proprio colpa mia purtroppo. Devo stare molto più attento in quella fase, perché magari con un po' di attenzione in più mi evito il treno. Cioè sicuramente. Che figlio di puttana. Vabbè, un colpetto lo accettiamo. Va bene, Pete, grazie come sempre di essere qui con noi e tanto presto chiuderemo. Cioè, so che l'ho detto già mezz'ora fa, ma prima o poi riuscirò a chiudere. E buonanotte, ci riproveremo nella prossima live. Domani invece spero di riuscire a portare Darksider Genesis, cazzo. Ho una voglia importante di giocarci. Ok. Grazie mille dei complimenti, tra l'altro. Leggo un po' a rate, ma grazie mille dei complimenti che mi lasciate tra qui e i commenti. E cioè, tra grandi ragazzi, grazie. Allora, abbiamo un HP, quindi siamo morti sostanzialmente, ma noi ci proviamo spavaldi. Perché non abbiamo paura di nessuno. Non è vero. No, l'ho presa proprio in fronte, cazzo. Volevo almeno sparare la prima super. Ok, diciamo che...
Però mi sembra che i pinguini siano si possano uccidere, quindi penso che se uso sto raggio qua magari riusciamo a farli fuori. Dopo proviamo se ci arriviamo di nuovo. Perché sai com'è? Magari ti devi dare le balle così là e c'hai meno balle da stare a te. No, questo è stato proprio un colpo gratuito da stronzi, peccato. Madonna, brutto tentativo. Giusto così, piuttosto lo riproviamo. Già che è successo. A great slam and then now go. Bene. Madonna. Ma hai trovato bene, guarda. Una merda subito, appena detto bene. Devo stare zitto. Devo sempre stare zitto alla fine della fiera, eh. Peccato, abbiamo sputtanato tutto adesso, abbiamo tutti e tre i colpi, l'abbiamo sputtanata. E niente, però adesso proveremo una cosina, se ce la facciamo, probabilmente non ce la faremo, ma quantomeno ci proviamo. Proviamo a provarci, è una grande cosa, una grande cazzo di cosa. Eh no, non credo si possa. Non ci ho neanche riuscito. Here's a real high class belt. Here goes. Morite tutti, cazzo di cani! No, ma che brutto colpo, proprio alla fine, ogni volta. La mia pazienza è sempre proverbiale, sì, lo so. Cioè. Bisogna aversela con sti giochi, sennò se schiacca. Ce la faremo. Beh, dai, 2 HP non è male. Allora, che Dio ce la mandi buona. Che Dio ce la mandi buona, signore. Allora, aveva funzionato quello che volevo fare, ovvero centrare tutti i pinguini con la super. Però è andata ugualmente una merda, perché ci è arrivato un treno addosso. Quello è stato il problema di fondo. Cazzo.
Ci vogliono i tre colpi, non c'è poco da fare, ho bisogno di arrivare lì con tre colpi. E inizierò a valutare di acquistare il primo HP in realtà. Dio. Uccidimi. Sì, devo valutare di magari. Non penso ce la faremo in questa live, a meno che non ci becca la botta di culo. Ma per la prossima penso che compriamo l'HP, dai. Penso che ce lo meritiamo, stiamo soffrendo come dei disgraziati. Perché se quello può fa meno danno, però ci dà un colpo in più, può fare molta differenza, in effetti. Farlo fuori prima che arrivasse di nuovo il treno, mannaggia. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Schiattare adesso. Toh. Devo di non far cagate adesso. Allora, le condizioni meglio di così non si può. E che Dio ce la mandi buona di nuovo. E sti cazzi. No, ce l'avevo fatta a schivare sto treno del merda. E invece niente. Che palle. Cagare, vai. Pagliaccio di merda. È un pagliaccio di merda. Avanti, avanti, avanti. No! Madonna, abbiamo mandato tutto a puttane in questa fase finale. Cristo. A great slam and then now go. No! Dai, stava anche andando bene, secondo me. Sì che stava andando bene. Ciao Diabolic, ben arrivato! Arrivi in un momento di estremo sconforto, ma ce la possiamo ancora fare. Che crepasse. Cazzo. Solo un HP non si può, solo un HP non si può.
Non mi ha proprio fatto schivare, stavo premendo X prima ancora che smettesse l'animazione, proprio non era possibile, perché sapevo mi avrebbe colpito, ma neanche anticipando la mossa te la fanno schivare, purtroppo. Si vede che era troppo addosso. E niente, peccato. Però d'altra parte con un HP solo era complicato. Ma siamo ben capaci di arrivarci con tutti e tre. Ci vuole un po' di culo. La madonna. Non è questa la partita dei 3 HP nella fase finale, ma questo non vuol dire che non possa andare bene. Può andare anche peggio, tutto sommato. Ma addio. E infatti è andata peggio. Ok. Ora ci carichiamo subito la super e speriamo in Dio, speriamo in Dio. No, gli sono cascato in testa. Cazzo, qua potevamo eliminarli tutti come avevamo fatto prima. Però dovevo cascarli sulla sinistra e non in testa, ad esempio. Peccato, errore mio banale. Leggende narravano che questa live finiva almeno un'ora fa, e invece siamo qua, signore. Ma quando ti prende la carogna è difficile anche smettere. Porca la puttana di Eva schifosa. Mi hanno accerchiato con sti cani da merda. Perché non è andato neanche male fino a qua. No, veramente peccato aver perso. Porca Eva! Vabbè, come non detto, abbiamo perso anche l'altro. Quindi è andata un po' una merda alla fine. Un HP solo, è questione che è un HP solo, non è gestibile un HP solo, non per me ovviamente. Ma gli sono cascato in testa, che sfiga, con la schivata gli siamo cascati in testa. Merda. Odio. No, devi uccidermi, non posso cominciare così, non si può cominciare. Almeno farlo bene, se no c'è un colpo qua, non va bene. Ok. Merda. No, che balle sti cani. No. Ultimo veramente, questo è l'ultimo veramente, lo giuro, stavolta l'ultimo veramente, se no va troppo per le lunghe.
come babba. Sì, ok, 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 ora dobbiamo fare i bravi, ora dobbiamo fare i bravi. E cazzo, se non ce la facciamo adesso, porca Eva, è il momento. Vabbè, onesto. Ti prego, muori. Ti prego, muori. Madonna! Non vuole morire. Niente, peccato, non ce l'abbiamo fatta, non ci mancava tanto. E prossima volta probabilmente compreremo la vita oppure quel raggio laser che fa più male da vicino, visto che qua dobbiamo stare molto vicino sempre al nemico praticamente. Potrebbe essere una bella idea comprare un raggio che fa più male dalla corta distanza. Qua insomma ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile con le armi base, non c'è stato verso, peccato, ci siamo arrivati veramente tante volte anche vicini. Pazienza, pazienza. Dai, io vi ringrazio tantissimo comunque per il pomeriggio barra sera insieme a me. Grazie per il classico mi piace, che è sempre molto di supporto. Io spero di avervi domani, probabilmente domani, con Darksiders Genesis, che dovrei portare il primo episodio, visto che per console esce domani. Potrebbe essere una cosa molto bella da vedere insieme, con bel titolo. E niente, dai, vi ringrazio ancora molto e alla prossima. Un buon proseguimento, ciao ciao.